Gianluca, quali sono le novità per il vostro settore giovanile? Cosa bolle in pentola? Quest'anno abbiamo fatto una grande iniziativa. Chiaramente abbiamo deciso di investire nel settore giovanile e abbiamo fatto sì che avevamo diverse soluzioni. O le varie affiliazioni come fanno un po' tutti, che sono un po' fine a se stesse, che servono solo per magari vendere qualche kit in più, ma che secondo noi portano poco di tecnico alla nostra società. Invece abbiamo deciso di investire sui nostri allenatori facendo una serie di sedute con Massimo De Paoli, che è uno dei massimi esponenti del calcio giovanile. Quindi a partire dal 24 settembre saranno sedute 6 volte. Massimo De Paoli verrà più al toppo e farà lezione ai nostri mister, assisterà poi ai nostri mister che fanno lezione ai bambini. La sera poi dopo la cena avremo una discussione e lui dirà ai ragazzi dove hanno sbagliato, dove c'è da Certo, una migliorare e tutto riunione questo. tecnica per Riunione valutare tecnica. il lavoro svolto, insomma. Esattamente, esattamente. E questo per noi è un'iniziativa onerosa ma veramente importante per far sì che i nostri mister siano preparati per allenare i bambini, perché Certo, la cosa più importante è che i ragazzi siano preparati per allenare i bambini, perché sì. Eh sì, questa è così importante perché ci vuole, come dire, sono degli istruttori, quindi all'educazione. Poi devono affiancare anche la tecnica, il fondamentale di base, insomma. esattamente, e noi grazie ad alcune amicizie abbiamo avuto la fortuna di poter contattare Massimo De Paoli, che è riconosciuto a livello nazionale come uno dei massimi esperti in questo campo, e siamo felicissimi di investire su questa cosa, sulla formazione dei ragazzi, perché per noi è fondamentale. È Quindi basilare, certo. abbiamo, come dire, lasciato perdere le varie affiliazioni un po' fine a se stessi, ma investire sulla competenza e sull'educazione, sullo studio, che è la Bene, cosa questo è importante. A importante. seguire poi a ottobre, il primo sabato d'ottobre, Sì. ci sarà la presentazione del settore giovanile e questo diventa un appuntamento importante Sì, da non perderlo. è diventato anche questo, come dire, una scadenza della nostra società in contemporanea alla Fiera del Miele che si svolge qua a Pievaltoppo tutti gli anni. Ci sarà la presentazione di tutta la scuola calcio con il nostro nuovo responsabile del settore tecnico, che è Mirko Bindi, e con tutti i nuovi mister, da Battiston a Chiodini, a tutti i nostri ragazzi che da qualche anno sono qua. Quindi Ok. siamo molto contenti di come stanno andando le cose. Grazie e buon lavoro, Gianluca.